Un saluto e bentrovati a Incontro con. Oggi incontriamo un personaggio molto particolare, Basilio Tabacchi di Pieve di Cadore, prestigiatore. Grazie Basilio. Beh, per essere qui. Grazie a te dell'invito, molto piacevole fra l'altro. Tu sei un prestigiatore da Pieve di Cadore, abbiamo detto, che stai portando e hai portato, insomma, nella tua carriera, Belluno, Pieve di Cadore, il Cadore, l'italianità un po' nel mondo. Parlaci un po' delle tue origini, intanto definisciti, cosa fai? Ma allora, io prestigiatore è una parola molto generica in realtà, perché la magia ha tante branche, no? C'è il mentalismo, c'è la manipolazione, le grandi illusioni, la magia comica, addirittura altre nicchie come le ombre cinesi, che sono parte, la ventriloquia, che fanno parte anche della magia. Io nello specifico mi dedico a combinare insieme magia e divertimento, e comedy, no? E commedia. E le due cose insieme è un bel mix che porto a bordo della vita crociera, che poi è un po' l'attività principale. Infatti una tua particolarità è che non solo fai teatri, spettacoli in teatro, ma sei specializzato, potremmo dire, in crociere. Diciamo di sì. Allora, l'80% del mio lavoro lo faccio a bordo delle navi da crociera in tutto il mondo, in questo periodo principalmente le navi americane, sì. Che, dicevamo anche prima fuori onda, ormai sono delle città praticamente. Beh, raccontaci un po' innanzitutto di queste tue esperienze recenti, poi andrai comunque, ripartirai il 22, sì, per continuare, sì, con questa tua attività. Sì, le, sì, crociere come, sì, sono? Le crociere come sono? Allora, la tendenza sono navi sempre più grandi. Io ricordo negli anni, nei primi anni 90, quando ho cominciato a lavorare sulle navi molto piccole, con un pubblico molto di nicchia, e soprattutto erano molto costose. A mano si è capito che il business era molto interessante, e quindi prezzi sono diventati sempre più abbordabili dal grande pubblico, le navi sono diventate sempre più grandi per dare la possibilità a tutti di godere di una crociera. Oggi una nave può ospitare anche quasi 7.000 passeggeri a bordo, più l'equipaggio, si arriva quasi a essere 9.000-10.000 persone a due bordo. Due Pieve di Cadore. Sì, due Pieve di Cadore, eh sì, perché il nostro comune fa poco più di 4.000, per cui sì. Facciamo un passo indietro, allora, come è iniziata questa tua passione? Mi ti immagino così bambino a vedere in TV Silvan o chi per lui? Allora, la rovina è stata che la maestra ci ha portato nella palestra di Pieve di Cadore a vedere questo piccolo spettacolo che era un misto di circense, perché ricordo che questo signore aveva anche con la sua assistente un pitone e faceva dei giochi di prestigio. E io mi ricordo lì bambino seduto per terra a guardare questa cosa. È stato un amore incredibile, mi ricordo ancora tutti i giochi di prestigio che ho visto. Sono tornato a casa, ho detto io voglio fare il mago, e come tutti i genitori danno una pacca sulla spalla e dice vabbè, sì, domani, sì, mattina sta cosa è passata, insomma, no? Non è passata, e quindi come l'hai e coltivata? È come quando arriva un amore, no? Tu dici, ti senti innamorato di qualcosa, come innamorarci di una bella donna, no? E questa cosa è dentro, e questo sogno tu lo vuoi perseguire. Però siamo negli anni, fine anni 70, primi anni 80, e dove impari? E quindi diventa un problema. E allora a casa volevo la scatola della magia, nessuno mi dava sta scatola della magia, gli zii della Svizzera, stanchi di sentire che volevo sta scatola, a Natale arrivano con la scatola della magia, finalmente, ma le istruzioni erano in tedesco. Quindi mia cugina faceva dei gran bei giochi di prestigio e io morivo di invidia. Poi il primo manuale di Silvan, che dovevo imparare i primi giochi. Poi c'era Alexander, al tempo che a Dominica Inn alle 2 faceva vedere di pomeriggio un gioco di prestigio e tardi nella sera, verso le 6, spiegava il trucco. Tutte le domeniche le passavo così. Da adolescente una rivista di magia settimanale, Stupire, me la compravo sempre, ero lo zimbello dei miei coetanei, e poi La Fortuna. Nelle superiori il mio compagno di banco a un certo punto mi dice, lo zio ha una scuola di magia ad Ancona. E dico, ma non mi hai detto niente? No, ma dice, è una scuola privata, si sceglie lui le cose. E allora molto brevemente dico, ma tu dammi l'indirizzo, insomma, scrivo una lettera a questo signore, perché non c'era ovviamente i mezzi di oggi, non mi risponde, io dico probabilmente non è arrivata, e gliene scrivo un'altra,
E poi gliene scrivo un'altra, e poi un bel giorno arriva la risposta, dice: guarda, di solito non rispondo, vista la tua costanza, insomma, ti do un'occasione. E ha cominciato tutte le settimane a mandarmi delle lettere con delle lezioni di Le magia, dispense. ma una roba meravigliosa. Poi mi ha invitato ad Ancona, mi ospitava a casa sua, lì ho Un conosciuto i mentore. pupilli della sua scuola, lui aveva già dei personaggi che erano bravissimi, alcuni facevano già concorsi, altri lavoravano già negli Stati Uniti. Insomma, con un amico poi è diventato un legame molto più intenso, nel tempo abbiamo messo uno spettacolo insieme e lì piano piano, insomma. E poi la carriera dove è iniziata, quella professionale vera e Allora, lì propria? c'era a un certo punto questo sogno, voleva diventare realtà e per poter, e non volevo farlo, cioè io volevo farlo al massimo dei livelli possibili che mi avessero consentito le mie capacità. E c'era bisogno di acquisire quegli strumenti, no? Per poter confrontarsi con persone che hanno mezzi, chi vive a New York, altri mezzi rispetto a chi vive a sto castello. Quindi la fortuna aiuta gli audaci. Un'amica che studiava a Padova viene con un volantino e dice: guarda, tu so che cercavi una scuola di teatro, questa è diretta da Arnoldo Foà, fanno un provino a settembre perché non partecipi. E credo che fossimo qualcosa come 200 provinanti. Io non sapevo neanche cosa fosse un monologo al tempo, me lo sono scritto io per imparare. Insomma, vado, siamo passati in 27. Ero uno di quelli, ho fatto 3 anni di scuola per attori, mi sono diplomato come attore, ho rubato dal teatro tutto quello che potevo rubare del mestiere e poi l'ho portato dentro il mondo della magia. Come funzionano i tuoi spettacoli? In che senso? Come viene costruito, Sì, intendi? cioè, che lavoro c'è dietro lo spettacolo? Che tipo di spettacolo si trova uno a vedere? Perché un conto è fare un numero al bar con i tavolini, eccetera, un conto è tirare un'ora, diciamo. Allora, cerco di spiegarlo brevemente. Allora, la premessa è questa: quando noi vediamo un artista in palcoscenico, pensiamo che quello sia il lavoro, ma in realtà quello è la fine del lavoro, perché creare uno spettacolo è tutto quello che accade a monte di questo. Allora, nel tempo ovviamente c'è anche una maturazione artistica che avviene. Ad oggi propongo due spettacoli. Uno è proprio di commedia, di ridere, dove io vendo il cliché dell'italiano, lavorando molto per gli stranieri, e gli stranieri vedono l'italiano la persona un po' maccheronica, che gesticola molto con le mani, sempre un po' sopra le righe, che cerca delle soluzioni. E allora io ho preso tutta questa cosa qua, tutti questi cliché, li ho esagerati e ho caratterizzato molto questa italianità. E allora c'è questo mago che si trova di fronte a dei problemi inattesi, cerca delle scuse e poi attraverso il gioco di prestigio alla fine risulta tutto. Tutto va a buon fine, ecco. Questa è una parte. E poi ci sono dei momenti in cui vendi un po' d'anima, perché io credo che ci sia bisogno anche di vedere l'uomo dietro. E allora anche dentro lo spettacolo ho messo dei messaggi. Ci sono, per esempio, il finale dello spettacolo, dove un po' come il clown che si toglie il naso, faccio un discorso sulla vita, partendo dalla premessa di questo lockdown che in un momento della nostra vita ha spiazzato tutti. E spiego quello che secondo me è la vita, il nostro percorso, il nostro senso di essere qui, che siamo tutti un po' polvere di stelle. Ho questo grande puzzle dentro una cornice in cui muovo i pezzi, ogni tanto aggiungo un pezzo perché sono gli imprevisti della vita, ma si può ricomporre questo puzzle e alla fine dico che no, la vita, il nascere è la cornice, no? Però sta a noi poi, no? Scrivere la nostra storia, no? In questo libro delle stelle. E questa cornice poi alla fine, malgrado tutti questi pezzi che io abbia aggiunto, torna perfettamente a circoscrivere magicamente il puzzle. No? Siamo in un mondo moderno, postmoderno, come lo vogliamo chiamare, la gente, soprattutto i ragazzini, stentano a meravigliarsi di qualcosa, hanno la soglia dell'attenzione molto bassa, questi insomma sono fatti. Come invece fa uno spettacolo di magia ancora a toccare quelle corde della meraviglia e dell'incredulità? Allora, noi crescendo, un neonato non si stupisce di niente, perché dobbiamo imparare ciò che è possibile prima e ciò che è impossibile per poterci meravigliare. Quindi, per un neonato, un elefante che vola è una cosa normale perché non ha ancora imparato che gli elefanti non possono volare. Man mano che noi cresciamo, invece, cominciamo a metterle tutte queste certezze, che le possiamo immaginare come delle piccole mattonelle che ci danno delle sicurezze. Ora, se io però a un certo punto vedo un elefante che vola, avendo imparato che non possono volare, ovviamente mi stupisco. Ed è lì c'ho l'emozione dell'effetto della magia.
Allora, perché ancora oggi funziona? Perché in un certo momento noi prestigiatori siamo abili a rompere questo muro di certezze e a farti vedere che l'impossibile per un momento diventa possibile. E le tue difese non ci sono più perché dici, ma io avevo una certezza che non è più tale e hai lo sbalordimento, salvo poi rimettere poco dopo, no? Tutto a posto dicendo, ok, è il mago, ha creato una bellissima illusione. Illusione che persiste se uno chiaramente non sa il trucco. Adesso con internet, eccetera, ci sono tanti contributi, insomma, dove magari si spiega scientificamente e tecnicamente come funzionano le magie. Sei un po' contrario a questo. Beh, allora, ovviamente la magia si regge proprio su questo, no? Rendere possibili delle cose che apparentemente sono impossibili. Come ho detto, noi ci stupiamo perché il cervello non riesce a razionalizzare, cioè a trovare una ragione. Dare una ragione a questo fa cessare l'emozione e quindi la magia sparisce. E quindi è rovinare un sogno. E siccome è bello vivere in un sogno, è come se noi guardassimo un film e l'attore nel momento clou della scena si gira e dice: beh, ma io sto recitando, no? Io lo so, però perché mi devi rovinare quella cosa, no? È come quando ci assorbiamo dentro un bellissimo libro, no? Quindi spiegare il trucco è rovinare un sogno e queste persone fanno male alla magia, non fanno. Però oggi per un like siamo disposti a vendere, no? L'anima al diavolo e questo è uno dei tanti esempi di quel che accade. Chiudo, dico per fortuna poi, se uno non è interessato per lavoro, per queste cose, dopo un giorno o due si è dimenticato di quel che ha visto e poi tutto torna. Sei abituato a stupire, tu ti stupisci? Sì, io mi stupisco, io mi meraviglio, è Di fronte importante. magari anche a numeri dei tuoi colleghi, cose che non sapevi, o novità così che magari dei maghi nuovi portano. Allora, purtroppo diventa sempre più difficile, nel senso. Io studio molto, perché questo è un lavoro che poi richiede molto, molto studio ed ovviamente mano a mano che apprendi e diventa sempre molto più difficile essere stupiti in questo senso. Ma di tanto in tanto capita ancora, per fortuna, di vedere maghi dove io faccio ed è una sensazione, una cosa meravigliosa per me, sì, quello sì, è proprio bello, bello, bello. Consigli a un prestigiatore in erba che magari anche da questa intervista viene catturato da questo mondo? Di non avere fretta di imparare tutto, di assaporare le cose un po' per volta, di capirne il gusto, no? È come quando si impara a degustare un buon vino, no? È un processo da fare. Oggi purtroppo i canali per imparare sono tantissimi e velocissimi, no? Io, per imparare un gioco di prestigio c'erano pochi libri a suo tempo, quando io ho cominciato alla fine degli anni 70, primi anni 80, ed erano, la maggior parte erano libri in inglese e quindi ho dovuto impararmi una lingua per poter imparare a. E poi i segreti dei maghi bisognava conoscerli, ci voleva un tempo, ma tutto questo ti dava quella, no, quella sensazione di avere unicità, no? E quella voglia di sapere sempre di più. Oggi l'impressione è che tu puoi imparare tutto subito, ma mordi un po' di questo, un po' di quello, ma non approfondisci veramente niente. E invece darsi tempo, con Ma ci calma. sono scuole. Esistono dei club. Per esempio a Treviso c'è un club, noi non sappiamo, per esempio in Italia il primo club magico è nato a Treviso da un'associazione dei maghi negli anni 40-50. E ancora oggi c'è questo club dove i maghi si radunano, poi ce ne sono in ogni città in Italia importanti, dove si scambiano dei consigli, dove arrivano degli esperti anche da altre parti del mondo che portano il proprio contributo e insegnano cose nuove, idee nuove a persone che si avvicinano non soltanto per mestiere, ma anche come amatori per poter fare dei giochi di prestigio per il proprio pubblico di amici. Quindi, insomma, come in tutti i campi, la condivisione è importante, l'esempio è importante. C'è un progetto dove i giovani maghi in erba sono invitati. Beh, allora, ed è un'occasione da non perdere, perché è un mio sogno, no? Portare le eccellenze del mondo dentro la nostra provincia. Ho trovato nel 2019, prima del Covid, un terreno molto fertile da parte della Proloco, del Comune, eccetera. È stato fatto il primo evento con un bellissimo galà di magia con diversi maghi allo Stadio del Ghiaccio di Pieve di Cadore.
Oggi siamo pronti per riproporre questo evento che è diventato ancora più importante. Sette maghi. Abbiamo per esempio uno dei campioni del mondo della magia dall'Argentina, che verrà Starman, si chiama Sergio Starman, che sarà uno degli ospiti. C'era una grandissima produzione che girava al mondo che si chiamava The Illusionist, nata dopo il famoso film The Illusionist, che ha fatto tutti i più grandi. Uno dei maghi di The Illusionist sarà con noi in questo grande galà. E poi le ombre cinesi, uno dei migliori al mondo, insomma, eccellenze mondiali messe insieme, vengono perché sono amici personali che da Basilio tu fai, noi con piacere veniamo a portare il nostro contributo il 24 agosto di quest'anno, sabato, a Thai di Cadore, C'est Magique. Segnatevi questa data, noi purtroppo abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, io ringrazio ancora Basilio Tabacchi, il mio ospite, sei stato veramente gentile e interessante. Grazie a te, grazie al pubblico che ci segue da casa e speriamo che sia piaciuto. Grazie a voi per averci seguiti, arrivederci.